Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Per chi fosse nuovo, piacere, sono Aurora e sono una ginnasta che si diverte a fare video su YouTube. Estate, cosa mi raccontate di bello? Come avete iniziato questo 2021? Oggi, come sicuramente avrete letto dal titolo, vi racconterò la storia della mia scoliosi, quando l'ho scoperta, cosa ho provato e il percorso che sto facendo. La scoliosi è un problema che colpisce moltissimi ragazzi e ragazze in fase dello sviluppo, che si trovano ad avere una colonna vertebrale che si storge e per questo motivo devono passare l'adolescenza con il busto, che può essere veramente pesante da sopportare e chi meglio di me vi può capire. Per chi non lo sapesse, ho una scoliosi, fortunatamente non gravissima. Se non avete ancora visto il video dove faccio vedere come l'ho scoperto, vi lascio il link qua sopra. È già più di un anno ormai che porto il corsetto per circa 18 ore al giorno e grazie a questo la mia scoliosi è nettamente migliorata. Dovrò tenerlo ancora per qualche anno fino a che la mia crescita non sarà terminata. E anche se è una bella rottura, so che è importante sia per me che per la mia schiena e quindi devo tenerlo. Partiamo dal principio. Non sono nata con la scoliosi, però all'età di 10 anni il mio pediatra si accorse che la mia schiena non era dritta come tutti gli altri. Così mi fece fare una lastra e si accorse che avevo un atteggiamento scoliotico. Mi consiglia di andare da un posturologo per fare ginnastica correttiva. E in alcune sedute imparai vari esercizi per migliorare la mia postura e il problema sembrava risolto. Facendo ginnastica artistica a livello agonistico andavo spesso dal fisioterapista e molte volte si accorgeva che avevo il fianco un po' storto. Così un giorno, all'età di 12 anni, parlando sempre con il mio pediatra, abbiamo deciso di fare una lastra di controllo e abbiamo visto che c'era un principio di scoliosi, però di pochi gradi, che andava tenuta sotto osservazione. Ho continuato normalmente la mia attività sportiva fino a che un giorno sono iniziati i primi problemi. All'età di 13 anni mi iniziò un forte dolore alla schiena vicino al bacino, che mi creò vari disturbi durante il campionato agonistico di ginnastica artistica. Un dolore così forte che ho dovuto allenarmi e gareggiare con questa fascia elastica di contenimento, ma non ho mai mollato. Dopo vari controlli e visite per risolvere questo dolore, ci siamo accorti da una lastra che la mia schiena era peggiorata nettamente, perché in solo un anno era arrivata a più di 30 gradi. Una brutta S che partiva dal bacino e arrivava alla scapola, così brutta da dover mettere di corsa il corsetto. Così all'età di 14 anni ho messo il mio primo corsetto che dovevo tenere più o meno 18 ore al giorno. A dire la verità, il mio primo pensiero non è stato quello di dover mettere il busto perché non sapevo neanche cosa fosse, ma piuttosto avevo paura di dover smettere il mio sport, la mia unica passione, la ginnastica artistica. Una volta superata questa mia paura, mi sono rassicurata e ho iniziato a portare il corsetto. Durante l'attività sportiva lo toglievo e lo rimettevo subito dopo l'allenamento e dopo la doccia. Non nego che inizialmente ho provato un po' di disagio e di vergogna a portarlo, ma a dir la verità è stata una sensazione che è svanita quasi subito perché non ho un carattere che pensa al giudizio degli altri, ma penso piuttosto a star bene con me stessa. Oggi ho 15 anni ed è più di un anno che porto il corsetto. Ho cambiato ben 3 corsetti a causa della crescita e a parte il dolore iniziale perché bisogna abituarci un po' al nuovo guscio, successivamente tutto diventa un po' più semplice. Adesso riesco a vestirmi da sola, ad allacciarmi le scarpe, insomma riesco a fare un po' tutto senza l'aiuto di nessuno. Il fastidio rimane, non è che sparisce, al massimo diminuisce, però ho capito che il corsetto è diventato mio amico, non mio nemico, che cerca di non farmi peggiorare e cerca di farmi avere una schiena molto più dritta e lineare, che mi aiuta a risolvere il mio problema anche se è abbastanza noioso. Così ho imparato a conviverci e gli ho dato anche un nome, perché ormai fa parte di me. L'ho chiamato Dori, che insieme allo sport mi sta facendo venire delle belle forme. È un bellissimo punto vita che prima non avevo, però se proprio devo dirla tutta, molte volte ci litigo e non lo sopporto. Ho imparato a vestirmi anche in maniera corretta per far sì che si noti il meno possibile. Mi sono comprata abiti nuovi e più adatti che mi aiutano a star bene con me stessa. A questo proposito ho fatto anche un TikTok dove vi faccio vedere un outfit con il busto. Farvi capire
che possiamo essere belle e avere una vita normale anche con il corsetto. Se volete andarlo a vedere, vi lascio il link qua sopra. È già passato più di un anno e sono molto molto contenta. Non so ancora quanto lo dovrò tenere, anche perché la mia crescita è appena iniziata, ma so già che ne avrò ancora per un po'. Con il mio racconto spero di avervi dato un po' di aiuto e di conforto per superare al meglio questo percorso che state affrontando con impegno e determinazione, come sto facendo io. Vi saluto con un messaggio positivo, ricordandovi che in fondo al tunnel c'è sempre la luce, quindi non disperate. Bene ragazzi e ragazze, questo video termina qua, spero vi sia piaciuto e vi sia stato utile ascoltare un'esperienza simile o diversa dalla vostra. Fatemi sapere in direct su Instagram se avete il corsetto e come state passando questa situazione. E se conoscete persone che hanno una situazione simile alla mia, condividete il video e fatelo girare a più gente possibile per non farli più vergognare di avere il corsetto. Vi ricordo come sempre a fine video di iscrivervi al canale e attivare la campanella, così verrete avvisati ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E seguitemi anche su TikTok e Instagram, mi chiamo in questo modo, auri-gymnastics. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia e di esservi stata utile. E come sempre vi mando un grosso bacio e ci vediamo ogni domenica ore 12 qua sul mio canale. Ciao! Mi dovete spiegare cosa ci faceva lui sul mio letto. Su. I was gonna say in the fight with